Buongiorno a tutti, adesso condivido lo schermo, confermatemi che si vede correttamente, dovrebbe vedersi il portale, se mi date conferma. Vedete correttamente lo sportello telematico? Sì, ci vedi, stai online, vai. Ok, perfetto. Allora, all'interno dell'incontro di oggi, cioè il mio intervento è strutturato in questo modo, nel senso che ci sarà una parte iniziale nella quale vi mostrerò come è strutturata la piattaforma, quindi vedremo insieme appunto come poter navigare all'interno del portale, come raggiungere contenuti che interessano all'utente. Dopodiché vedremo insieme quelli che sono gli strumenti di autenticazione, per poi arrivare a quello che sarà il momento chiave, che sarà il momento in cui andremo insieme ad effettuare una presentazione telematica di un'istanza, ecco, così in diretta almeno possiamo vedere tutto quello che è l'iter che l'utente professionista deve seguire per poter presentare un'istanza tramite lo sportello telematico. Come appunto, già sapete, lo sportello telematico appunto, è online, è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi in qualsiasi momento della giornata un utente può presentare quella che è un'istanza telematica. Come potete notare, la piattaforma è strutturata in questo modo, nel senso che ci sono tutti questi pulsanti e ogni pulsante rappresenta un ambito. Quindi l'utente che vuole magari presentare delle istanze che si riferiscono appunto all'ambito dell'edilizia, della vincolistica, dell'urbanistica, entrerà in quelli che sono appunto i relativi pulsanti. Sotto ogni singolo pulsante, come vi ho anticipato, ovviamente ci sono una serie di procedimenti che si riferiscono appunto all'ambito di competenza. Questa non è l'unica strada che ha a disposizione appunto il professionista, l'utente di turno, perché in alto sulla destra ha sempre a disposizione quello che è questa barra di ricerca, che funziona un po' come la barra di ricerca di Google, nella quale un utente può inserire delle parole chiave, come magari in questo caso io inserisco CDU, e vedete che il sistema restituisce all'utente tutti quelli che sono i procedimenti che si collegano appunto alle parole inserite dall'utente. Quindi questa è un'altra possibilità che appunto ha a disposizione l'utente stesso. Ecco. La piattaforma poi si può definire come una piattaforma responsive, cioè accessibile da molteplici dispositivi, quindi un utente può accedere allo sportello telematico non solo dal proprio computer, ma anche appunto tranquillamente dal proprio smartphone e quindi presentare dal proprio telefono quelle che sono appunto le relative istanze per le quali appunto l'utente ha effettuato l'accesso all'interno della piattaforma. Quindi diciamo che a grandi linee, dal punto di vista estetico, quindi la struttura dello sportello telematico è questa. Adesso magari entriamo sotto quello che è il pulsante dell'urbanistica, giusto per vedere come avevo accennato prima, sono presenti tutti i procedimenti che si riferiscono a questo ambito. Quindi l'ambito dell'urbanistica è strutturato in questo modo, vedete c'è la richiesta di certificato di destinazione urbanistica, quella per il bonus facciate e così via, quindi una serie di procedimenti che si riferiscono a questo ambito. Il discorso è analogo anche per quanto riguarda la vincolistica, vedete qua in questo caso ci sono tutti i procedimenti che magari si riferiscono a tutto l'aspetto di paesaggistica appunto, e quindi l'utente in questo caso se ha bisogno. Appunto, se vuole in completa autonomia nel modo più semplice possibile, ha la possibilità di accedere con quei contenuti entrando direttamente sotto il pulsante vincolistica. Non vi ho mostrato questi due pulsanti per caso, nel senso che mi aiutano ad anticipare, mi hanno aiutato appunto ad anticipare quello che è il pulsante cardine, che è il pulsante dell'edilizia, pulsante che, come potete notare, a differenza degli altri due pulsanti, è composto da appunto tre pulsanti al proprio interno. Questo perché abbiamo cercato di differenziare i vari procedimenti tenendo conto di quelle che possono essere le esigenze del professionista, quindi dell'utente di turno, il quale se ha bisogno, se sa già quello che deve presentare, potrà accedere direttamente a quella che è la modulistica, quindi entrerà sotto il pulsante edilizia, entrerà sotto il pulsante modulistica e troverà direttamente l'istanza telematica da tutte le istanze, quindi i moduli telematici che può presentare all'interno dello sportello telematico. Così appunto in maniera diretta appunto trova quello che è il modulo che vuole presentare.
Nel caso in cui appunto l'utente abbia bisogno di alcune risposte su che tipo di procedimento deve presentare per un determinato intervento edilizio, a quel punto non entrerà più sotto il pulsante modulistica, ma entrerà sotto il pulsante interventi edilizi, dove appunto trova tutte le risposte, banalmente ha la possibilità di trovare quali pratiche deve presentare banalmente per curare la manutenzione ordinaria, curare la manutenzione straordinaria, eliminare una barriera architettonica e così via. Quindi ci sono una serie di casistiche dentro le quali appunto l'utente trova tutte quelle che sono appunto le sue risposte per su quale appunto istanza telematica presentare per quel determinato intervento edilizio. Abbiamo poi il terzo pulsante che invece è istanze edilizie, che contiene al suo interno tutte quelle che sono le guide che si riferiscono appunto a tutti i procedimenti che noi abbiamo inserito relativi all'ambito dell'edilizia. Quindi all'interno del pulsante istanze edilizie, prendo questo perché è quello poi appunto più completo, ogni appunto procedimento contiene la relativa guida descrittiva alla quale poi è associato tutto l'aspetto di modulistica. Dicevo appunto che è l'aspetto più concreto perché appunto parte da quella che è la guida descrittiva e arriva fino alla presentazione dell'istanza telematica. Cosa che, come abbiamo visto, banalmente se entriamo sotto il pulsante modulistica, l'utente trova direttamente quello che è il modulo da presentare, quindi bypassando quello che è tutto il discorso dell'informativa. Ecco. Quindi questo è come è strutturato il pulsante dell'edilizia stesso. Per completare appunto l'opera dei pulsanti che comunque si riferiscono a quello che è l'ambito appunto relativo al SUE, volevo mostrarvi anche questo pulsante che è comunicare con l'amministrazione, che è un pulsante generico che permette appunto all'utente di mettersi in contatto con l'amministrazione, quindi come dice proprio il titolo del pulsante stesso. Infatti all'interno del pulsante noi troviamo tutte quelle che sono le pratiche che si riferiscono alla possibilità di chiedere annullamento e archiviazione di una pratica, dove trova l'opportunità di trasmettere integrazioni documentali, una comunicazione generica e così via. Ecco, poi sulle integrazioni documentali poi avremo proprio un modo di vederlo nello specifico, ecco, di che cosa si tratta. Quindi ecco, c'è anche questo pulsante che comunque può venire utile ai professionisti per potersi mettere appunto in contatto con l'amministrazione. Fatta questa panoramica generale, direi che possiamo entrare sempre più nel merito di quello che è la presentazione appunto di un'istanza telematica. E quindi ecco, prima di arrivare appunto al modulo stesso, è giusto dare delle piccole informazioni anche in merito a quello che è tutto il discorso dell'autenticazione, nel senso che in alto sulla destra i professionisti, gli utenti hanno sempre l'opportunità di accedere a quella che è la sezione relativa appunto all'autenticazione. Quindi in questo caso vedete che la piattaforma spiega all'utente quali sono gli strumenti e come potersi effettivamente autenticare al portale. Gli strumenti previsti dalla piattaforma sono tre e sono lo SPID, quindi il Servizio Pubblico di Identità Digitale, la CIE, Carta d'Identità Elettronica, e la CNS, Carta Nazionale dei Servizi. Quindi tutti e tre questi tre strumenti appunto permettono all'utente di autenticarsi e o meglio appunto di garantire anche quella che è l'autenticità dell'utente stesso e possono così appunto presentare le relative istanze telematiche. Questo perché in passato, o meglio quando le pratiche venivano presentate in maniera cartacea, c'era un contatto diretto tra funzionario e cittadino. Adesso con lo sportello telematico appunto viene meno questo contatto, pertanto è venuto a crearsi quello che è il concetto di autenticazione forte, che appunto è una chiave di accesso che viene fornita in tempo reale all'utente, che gli permette di garantire la sua autenticità, perché sarà l'unico in possesso di quel determinato codice OTP nel caso dello SPID o di quella determinata carta nel caso della CNS appunto o della CIE. Ovviamente lo strumento più diffuso è lo SPID, quindi è super diffuso, super utilizzato e anche facile autenticarsi, nel senso che l'utente dovrà solamente inserire le proprie credenziali, inquadrare il QR code o inserire il codice OTP. Questo dipende dal fornitore con il quale l'utente avrà generato la propria istanza telematica. Al tempo stesso anche l'autenticazione con la CNS o con la CIE è semplice, l'unica differenza con lo SPID è che richiede la presenza di un lettore di smart card che permetta appunto di leggere la carta e di appunto poi effettuare l'autenticazione. Però nonostante ciò
L'autenticazione risulta agevole anche per quanto riguarda tutto il discorso degli strumenti della CIA, della CNS. Quindi in questo caso io clicco su Entra con Speed, seleziono il mio fornitore che è Aruba, inserisco quelle che sono le mie credenziali e immediatamente è stato inviato al mio numero di telefono un codice OTP che io vado a inserire per ultimare quella che è la mia autenticazione. Quindi adesso vediamo se ho fatto tutto in maniera corretta. Il sistema, vedete, mi dà il benvenuto all'interno dello sportello telematico. A questo punto, diciamo che, appunto, avendo visto anche il discorso dell'autenticazione, possiamo andare a presentare un'istanza telematica. Allora, quindi decido di cliccare sul CDU. Adesso vi faccio vedere anche il perché di questa scelta, nel senso che seleziono questa pratica. Perché è comunque un esempio, nel senso che tutte le pratiche presenti all'interno dello sportello telematico sono strutturate in questo modo. Quindi presentare un'istanza piuttosto che un'altra, appunto, non cambia assolutamente nulla, perché, come appunto vi dicevo, l'impostazione è quella, quindi è quella che adesso andremo a vedere. Quindi non preoccupatevi se questa istanza si riferisce più all'ambito dell'urbanistica, però appunto anche le pratiche dell'ambito edilizio sono strutturate nello stesso identico modo. Com'è che sono strutturate queste pratiche? C'è sempre, appunto, come vi dicevo, una guida descrittiva nella quale viene messa a disposizione dell'utente una serie di informazioni che gli permettono di capire se effettivamente ha trovato il procedimento che stava effettivamente cercando. All'interno della guida stessa vedete che vengono citati anche delle norme, quindi l'utente può tranquillamente cliccare su ogni singola norma e vedete che viene riportato su quella che è indicenormativa.it, che è un sito di nostra proprietà, dal quale poi l'utente può consultare il testo della norma. Ovviamente, per quanto riguarda le leggi nazionali, noi rimandiamo a normativa, che è il portale appunto della legge vigente, e vedete in due clic io, appunto, utente, posso consultare quella che è appunto la norma citata. In alto, poi sulla destra, comunque sono sempre presenti questa sezione che è quali sono le norme di riferimento, nella quale l'utente trova tutte quelle che sono le leggi nazionali, regionali e gli eventuali regolamenti comunali che si riferiscono a quel determinato procedimento, quindi in questo caso alla richiesta di certificato di destinazione urbanistica. Quindi l'utente può consultare i singoli riferimenti normativi citati nel testo, ma al tempo stesso ha la possibilità di consultare appunto tutte le norme cliccando questa sezione presente, sempre presente appunto in alto sulla destra. Se l'utente, consultando tutte queste informazioni, ha capito che effettivamente ha trovato il procedimento che appunto gli interessava, a quel punto può accedere alla sezione servizi. Quindi la sezione servizi è una sezione nella quale sono presenti una serie di informazioni che l'amministrazione è tenuta a fornire ai propri cittadini per andare ad adempiere quelli che sono gli obblighi di trasparenza. Quindi per ogni procedimento ogni utente troverà tutto quello che è l'iter del procedimento, la durata massima del procedimento amministrativo, gli eventuali pagamenti, quindi marche da bollo, diritti di segreteria, poi ovviamente per quanto riguarda anche i procedimenti dell'edilizia c'è dentro tutto il discorso anche del costo di costruzione, gli oneri, le sanzioni, l'oblazione e così via, quindi tutti i vari pagamenti. E poi vedete che anche in alto sulla destra, anche in questo caso troviamo quali sono le norme di riferimento. E troviamo anche quello che è l'ufficio competente con i suoi relativi recapiti. Quindi l'utente ha a disposizione appunto tutte queste informazioni. Inoltre, poi ha la possibilità anche di consultare i moduli da compilare documenti da allegare, nel senso che cliccando su questa sezione, quindi aprendo questa sezione, ha la possibilità di scaricare il PDF del modulo. È un PDF non editabile, che come dice la filigrana inserita all'interno del modulo stesso, non si può utilizzare per la presentazione cartacea. Quindi ecco, l'utente può consultare in anteprima quelli che sono i dati che dovrà andare a inserire e al tempo stesso quelli che sono appunto gli allegati, quindi i documenti che dovrà andare a caricare. A quel punto poi l'utente andrà a reperire quelli che sono i documenti, i dati che gli servono, effettuerà l'accesso al portale e presenterà l'istanza appunto dal punto di vista telematico. Ecco, ovviamente adesso noi vediamo già il pulsante di accedere al servizio perché ho già fatto l'autenticazione con Speed. Altrimenti, se adesso appunto faccio un passaggio indietro, magari mi disconnetto, se un qualsiasi utente può comunque navigare all'interno del portale,
arrivare a questa determinata pagina, vedete, non vede quello che è il modulo di istanza telematica, perché per presentare appunto effettivamente un'istanza è necessario autenticarsi. Quindi chiunque può navigare sul portale e chiunque può scaricare il PDF del modulo. Quello che non può fare chiunque appunto è presentare l'istanza telematica. Quindi adesso io rifaccio l'autenticazione e appunto vedete che adesso, una volta che rifaccio appunto la mia autenticazione, quindi reinserisco le mie credenziali e reinserisco il mio codice OTP, vedrete che la situazione appare quella di prima, quindi mi riapparirà quello che è il mio modulo telematico. Giusto per mostrarvi come comunque anche senza autenticazione è possibile navigare sul portale, cercare procedimenti, scaricare il PDF, ma per il pulsante istanza telematica è necessario che appunto ci sia effettivamente stata un'autenticazione. Adesso datemi appunto qualche secondo che sta effettivamente completando l'autenticazione rispetto a questa alla volta di prima, appunto ci sta mettendo qualche secondo in più, però comunque vedete che i passaggi sono molto semplici da seguire. Eccolo qua, esatto. Adesso sta caricando, eccolo qua. Quindi appare il pulsante di istanza telematica. Io clicco sul pulsante e vedete che si apre quello che è il mio modulo telematico. Quindi il modulo è un modulo appunto che, come vi dicevo, anche per quanto riguarda la guida, anche per quanto riguarda l'aspetto di modulistica, non cambia nulla, nel senso che struttura e stile sono uguali per tutti i moduli presenti all'interno dello sportello telematico. Quindi c'è appunto un software di compilazione che guida quello che è l'utente nella compilazione di tutti quelli che sono i campi obbligatori. Quindi i campi obbligatori, che sono tutti quelli colorati in arancione, e sono gli stessi campi che poi l'utente trova citati qua sulla destra in questo menu a tendina. Quindi l'utente ha questa doppia possibilità per capire effettivamente quali sono i campi nei quali dovrà andare a inserire dei dati. Come vi dicevo prima, appunto, tutti i moduli sono strutturati in questo modo, quindi l'utente, dopo che ha presentato un'istanza, sarà sicuramente facilitato anche nell'andare a presentarne delle altre, ecco, perché lo stile e la struttura, appunto, è sempre quella. Quindi adesso in questo caso vi mostro il modulo, quindi come strutturato, ma lo lascio un attimino in sospeso, quindi salvo una bozza per mostrarvi appunto un discorso chiave. Allora, innanzitutto, come avete visto, quando un utente apre un'istanza, non è obbligato a presentarla direttamente in quel preciso istante. Come potete vedere, può tranquillamente salvare una bozza, poi andremo a vedere dove andare a reperire e a riprendere appunto quel modulo salvato in bozza. Ecco. Ma appunto io ho fatto questo passaggio volontariamente perché all'interno delle varie sezioni che abbiamo visto prima, quindi pagamenti, iter, c'era anche la sezione della procura. Tramite sportello telematico noi mettiamo sempre a disposizione dei professionisti la possibilità di far sì che una pratica venga compilata da quello che è appunto un procuratore. Infatti capita spesso che ci sia un committente che affida a un tecnico la possibilità appunto di presentare l'istanza. Quindi come funziona quando effettivamente c'è la presenza di un procuratore che si di un tecnico appunto che si sostituisce a un committente per presentare un'istanza? Come potete vedere, una volta che l'utente salva la propria pratica, vedete che tra queste sezioni c'è questa sezione, sempre presente in maniera facoltativa, che dice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso dal procuratore, da compilare solo se chi presenta la pratica agisce in qualità di procuratore. Quindi io clicco sul pulsantino del più e mi si apre quello che è il modulo della procura. Quindi in questo caso io cliccando sul più sto attivando tutto quello che è il discorso della procura. Quindi eccolo qua, quindi questo è il modulo, è la dichiarazione sostitutiva. Quindi facciamo finta che io sia il procuratore. Quindi inserisco quelli che sono i miei dati. Quindi io, procuratore Fabio Erba, compilo l'istanza, finanza, numero di cellulare. Dichiaro di agire in qualità di procuratore speciale in rappresentanza dei soggetti di seguito elencati. E qui devo citare quelli che sono i soggetti che io appunto sto rappresentando. In questo caso inserisco i dati di un mio collega. Aspettate che vado a riprendere quello che è il suo codice fiscale. Ok,
Io, ok, ho compilato, ho indicato quello che è il soggetto che sto rappresentando, vedete che poi preinserirne quante ne voglio. E una volta che ho inserito tutti i soggetti che sto rappresentando, a quel punto, guardo anche il mio menu tendina, posso salvare quello che è la mia dichiarazione sostitutiva. Quindi io salvo la mia dichiarazione sostitutiva, il sistema fa un controllo che io l'abbia compilata correttamente. Dopo che appunto avrà effettuato questo controllo, il sistema mi riporterà in quello che è lo stato di avanzamento della compilazione. Quindi mi dirà cosa effettivamente mi manca per completare la sezione della procura. Vedete che mi dice che la procura è stata compilata correttamente, quindi la dichiarazione sostitutiva. Cos'è che manca? Deve essere firmato dal procuratore e qua viene indicato il mio codice fiscale. E al tempo stesso devo allegare quello che è il conferimento di procura speciale e la copia dei documenti di identità dei soggetti rappresentati. Andiamo con ordine, quindi parliamo adesso della firma, nel senso che, quindi, come potete vedere, viene proprio perfettamente indicato chi e quale firma appunto deve essere utilizzata, nel senso che noi partiamo richiedendo quello che è il requisito minimo, che è la firma elettronica avanzata, che è quella che si ottiene banalmente dalla tessera sanitaria, quindi dalla CNS. Ma se un utente dispone, quindi un professionista, di una firma digitale, va ancora meglio, non c'è nessun problema, però appunto il requisito minimo è la firma elettronica avanzata. Ci sono una serie appunto di software di firma che possono essere utilizzati appunto per firmare digitalmente quella che è un'istanza. Quindi in questo caso, quindi abbiamo compilato quella che è la dichiarazione sostitutiva, come fare per andare a firmare. Vedete che ci sono queste icone sulla destra. La prima icona dà delle informazioni in merito alla dichiarazione sostitutiva. La seconda icona è la matita. Vedete che se tanto mi muovo col cursore sopra quell'icona mi viene indicato di che cosa si tratta. Quindi questa matitina mi permette di modificare il contenuto, quindi la compilazione della mia istanza. Questa è l'icona più importante in questo momento perché vedete ci dice scarica la versione PDF, che è quello che andremo a fare. Il pulsante accanto è quello del carica il modulo e poi c'è il cestino che mi permette di cancellare l'istanza nel caso in cui abbia sbagliato a compilarla. Quindi adesso io vado a cliccare su scarica la versione PDF della mia dichiarazione sostitutiva, apro il mio software di firma, carico all'interno del software di firma il PDF che si è generato dal portale, inserisco quello che è il codice della mia tessera sanitaria e firmo quello che è il documento. A questo punto clicco sull'icona accanto a quello di scarica, seleziono, scelgo un file e carico quello che è il mio documento firmato che come potete vedere è in formato P7M. Quindi adesso lo carico e vedete che mi dà che è firmato con successo, però appunto la sezione risulta ancora col pollice in giù perché come vi dicevo prima devo andare a caricare quello che è la copia di documenti iniziali dei soggetti rappresentati e il conferimento di procura speciale. Vedete che anche per quanto riguarda gli allegati mi viene indicato chi deve firmare, qual è il formato dell'allegato, quale deve essere appunto il formato dell'allegato e la dimensione massima per ogni allegato, che è appunto 4 MB in questo caso. Si possono caricare più documenti, per ogni singolo documento ovviamente deve avere questa dimensione massima. Per quanto riguarda il conferimento di procura speciale, il professionista può tranquillamente cliccare sull'allegato citato. Che viene portato, gli viene mostrato appunto effettivamente di cosa si tratta, dei passaggi che deve seguire. In modo particolare, vedete che viene spiegato al soggetto che intende conferire il potere di rappresentanza per la presentazione di un'istanza, deve compilare appunto il modulo di conferimento di procura, stampare, cioè come si dice, il committente deve appunto compilarlo, stamparlo appunto, e affidarlo al procuratore. Il procuratore lo firmerà con firma elettronica o firma digitale e dovrà ricaricarlo appunto all'interno del portale. Vedete che qua trova anche la modulistica in questione. Adesso la scarico, vedete? Quindi il committente, in questo caso, quindi compila quello che è il conferimento di procura speciale, lo firma con firma autografa, a quel punto la dà al procuratore, il procuratore la firma con firma digitale o firma elettronica e cliccando su questa icona, adesso appunto l'ho già preparata, va a caricare all'interno del portale quello che è il relativo file. Quindi adesso io lo carico.
e vedete che appunto ho caricato correttamente quello che è il conferimento di procura speciale. Ho la possibilità di scaricare ciò che ho allegato e al tempo stesso anche di cancellare nel caso in cui avessi allegato un documento sbagliato. Lo stesso faccio con il copia documenti di identità, lo carico e vedete che a questo punto il sistema Pollice in su mi dice che la sezione della procura è stata compilata correttamente. A questo punto, una volta che ho compilato la sezione della procura, posso tornare al mio modulo principale e compilarlo. Quindi qua andrò a inserire quelli che sono i dati del mio collega Giovanni Sacco, che agisce da committente. Vedete che poi man mano inserisco i campi, determinati campi si inseriscono in automatico. Inserisco quella che è la sua residenza. Civico, il capo si precompila in automatico, il suo numero di cellulare, in qualità, agisce in qualità di, vedete che in base a ciò che dichiaro, il sistema appunto mi dà dei campi obbligatori appunto piuttosto che altri facoltativi. A questo punto inserisco anche quelle che sono la domiciliazione delle comunicazioni relative al procedimento ed indico appunto quello che è la mia richiesta. Seleziono anche quella che è in questo caso appunto il riferimento alla mia unità immobiliare urbana e qua ho la possibilità anche di indicare se il procedimento riguarda ulteriori immobili. In base al numero di immobili che indico in questa sezione verranno generati appunto un numero uguale di moduli secondari nei quali appunto quell'utente darà delle indicazioni su quegli eventuali appunto immobili. Adesso guardo il mio menu a tendina sulla destra, vedo che mi manca solamente questo campo, mettiamo il caso che io non riesca a capire qual è, clicco direttamente sul campo citato e vedete che vengo riportato in quella sezione del modulo, quindi dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e a quel punto salvo il mio modulo. Anche in questo caso il sistema farà un controllo di tutte quelle che sono le dichiarazioni da me effettuate, una volta che quindi il sistema vedrà che appunto io ho caricato, ho completato correttamente tutta la pratica, ho compilato tutti i campi obbligatori, appunto a quel punto posso andare appunto effettivamente a ultimare questa sezione andando appunto a firmarla. Quindi vedete che mi dice che deve essere firmato dal procuratore, essendo il mio codice fiscale, oppure dal mio committente Giovanni Sacco, e c'è il suo codice fiscale. Quindi io faccio scarica, come abbiamo fatto prima, lo ricarico nel mio software di firma e firmo. Poi torno qua, faccio carica, scelgo il file. Ho selezionato il file sbagliato, te scegli il file, andiamo nei download. Anche se dovessi caricare il file sbagliato, comunque il sistema mi dà errore, mi dice guarda che stai caricando il file, che è un file che non è corretto. A questo punto vado qua sotto, c'è la dichiarazione di pagamento e l'imposta di bollo per il rilascio del certificato, quindi questa è per il rilascio. Anche qua schiaccio l'icona del più e mi si apre quella che è appunto l'effettiva dichiarazione del pagamento, nella quale io devo andare a citare se effettivamente è prevista la marca da bollo oppure se non sono soggetto al pagamento sempre appunto della marca da bollo stessa. Nel caso in cui sia prevista, devo indicare il numero seriale e la data di emissione. In questo caso mi facilito la vita, dico che non è soggetto a pagamento la marca da bollo, salvo il mio modulo, anche in questo caso sempre c'è il solito controllo del sistema, scarico quella che è la mia dichiarazione, anche in merito alla marca da bollo, la ricarico, la firmo e anche in questo caso appunto vado a ricaricarla. Quindi a questo punto io vado a ricaricarla e vedete adesso se tutto va punto per il verso corretto, una volta che l'ho caricata, esatto, vedete che mi manca solamente quella che è la distinta di pagamento che è venuta a generarsi. Quindi la distinta di pagamento, adesso ve l'apro, permette all'utente di vedere quelli che sono i pagamenti che deve andare ad effettuare. Diciamo che appunto, vedete c'è proprio la distinta di pagamento, poi io inserisco quelli che sono il mio indirizzo mail. Ok. Vedete che allora in questo caso sono previste le divise di segreteria in base al tipo di numero di particelle, vedete che lì va a generarsi il relativo importo. Ovviamente per gli altri casi l'importo non è definito perché dipende dal numero di particelle che avrà appunto quel determinato professionista utente, quindi in quegli altri casi l'importo appunto sarà libero, dovrà indicare l'utente stesso, però nel primo caso in cui appunto
fino a un massimo di 3 particelle, l'importo è sempre di 60 euro. Dopodiché sotto poi l'utente dovrà, come ha fatto prima, effettuare la dichiarazione di pagamento appunto dall'imposta di bollo, ma stavolta non per il rilascio ma per la presentazione della domanda. Quindi anche in questo caso numero identificativo e dati di emissione, oppure se esente dal pagamento dell'imposta di bollo. A questo punto quello che devo fare è, quindi salvo quello che è il mio modulo, anche in questo caso come nelle altre sezioni devo scaricare quella che è la mia, il modulo compilato, firmarlo e ricaricarlo appunto all'interno dell'istanza stessa. Quindi vedete qua sotto, scarico, quindi scarico il PDF, aspettate un secondo che si sta scaricando, quindi da questa sempre da quell'icona di scarica, lo firmo e poi andrò a ricaricarlo appunto nella relativa appunto icona accanto a quella di scarica. Vedete che poi nel frattempo è venuto anche a generarsi quello che è l'allegato, che è la ricevuta poi effettiva di pagamento. Quindi a questo punto io firmo quella che è la mia distinta, vado a ricaricarla, dopodiché appunto adesso devo andare a legare quella che è la ricevuta di pagamento, che vedete anche in questo caso mi dice da chi deve essere firmata, la tipologia di firma, stavolta la dimensione di ogni documento di 15 megabyte, e anche il formato appunto è diverso da quello degli altri appunto documenti che posso caricare. Quindi in questo caso appunto l'ho già preparata, vado a caricarla, e dopo che l'ho caricata vedete che il sistema fa un controllo generale, mi dice guarda Fabio, hai completato tutto in maniera corretta, se adesso cliccassi su invia istanza invierei la pratica, la quale arriva direttamente all'ufficio competente. Al tempo stesso allora la pratica viene protocollata in automatico e all'utente che ha inviato l'istanza, quindi in questo caso sia procuratore che committente, arriva una mail contenente una serie di dati sulla pratica già inviata. L'utente ha anche la possibilità, tramite l'area personale, quindi vedete area personale, le mie pratiche, area personale viene a generarsi solamente dopo che l'utente ha effettuato l'autenticazione, stesso discorso nel modulo telematico, elenco delle mie pratiche, quindi in questo caso io posso vedere sia le pratiche compilate che le famose pratiche che vi dicevo prima salvate in bozza. Quindi vedete, se scorro giù, trovo le pratiche che ho già inviato, numero di protocollo, data di invio e ora di invio, e poi trovo tutte le altre pratiche che ho salvato in bozza. Quindi vedete, banalmente io posso rientrare in una pratica anche dopo giorni, settimane, mesi, terminare di compilarla, quindi magari in questo caso mettiamo che non avessi compilato tutto in maniera corretta, rientro appunto dopo alcune settimane, sistemo di compilarla e appunto invio la mia istanza. Sfrutto il fatto che sono entrato all'interno della mia scrivania, quindi della mia area personale, perché prendo la pratica che ho già presentato, la mia pratica, questo è quello che vede l'utente all'interno della propria area personale quando ha inviato un'istanza. Vedete che ha la possibilità di scaricare tutti quelli che sono i documenti che ha caricato all'interno dell'istanza stessa, può scaricare anche la ricevuta di protocollo, quindi vedete cliccando questa icona scarica la ricevuta di protocollo, che adesso appunto vi mostro, eccola qua, e al tempo stesso un'altra cosa che può fare è creare una nuova istanza partendo da un'istanza già inviata. Ed è qui che mi collego al discorso che vi ho fatto inizialmente, che è quello delle integrazioni, nel senso che mettiamo il caso in cui un utente abbia bisogno di trasmettere delle integrazioni documentali, può tranquillamente rientrare nell'istanza già inviata, selezionare da questo menu in questo momento ci sono una serie di pratiche che noi mettiamo a disposizione del cittadino, perché appunto sono pratiche che sono correlate appunto all'istanza già presentata dall'utente, quindi qua l'utente può trovare delle pratiche che possono appunto interessargli, tra cui appunto il caso di missione di integrazione documentali. Quindi clicco su quell'istanza lì, faccio crea nuova istanza, vedete che si genera l'istanza di trasmissione di integrazione documentali, ma soprattutto vedete che al proprio interno ci sono una serie di campi già compilati, dati anagrafici, numero della pratica, numero di protocollo della pratica principale inviata e data di protocollo. Quindi io devo andare a compilare gli altri campi e poi allego quelle che sono tutte le integrazioni, i nuovi documenti che voglio appunto integrare alla pratica stessa. Quindi c'è questa possibilità, ma al tempo stesso, come vi ho fatto vedere all'inizio, c'è anche la possibilità di entrare sotto il pulsante comunicare con l'amministrazione, trasmettere integrazioni documentali,
in base a se si tratta di pratiche edilizie o pratiche appunto urbanistiche. Selezionerò appunto il relativo appunto procedimento. E dopo entrerò ovviamente nell'istanza telematica. Ovviamente rispetto al caso appena visto, qua si tratterà di un modulo completamente vuoto perché non l'ho generato da nessuna istanza già inviata. Quindi qua dovrà poi essere, tra virgolette, bravo il professionista di turno a inserire il numero di protocollo, la data di protocollo corretta. Quindi questo anche in merito alla trasmissione delle istanze. Ecco, quindi abbiamo visto tutta la questione del modulo telematico, come si arriva appunto alla questione dei pagamenti, quindi con la distinta. Abbiamo visto anche tutto il discorso in merito alle integrazioni. Ecco, vedete che poi appunto accanto all'area personale c'è anche la sezione dei pagamenti dove viene spiegato all'utente come effettivamente effettuare tutti i pagamenti citati. In particolare entro nei pagamenti di diritti di segreteria istruttoria per mostrarvi come vi siano queste informazioni. Vi c'è anche la possibilità di consultare tutte quelle che sono i diritti di segreteria. In questo caso clicco quelli sull'edilizia, vedete, c'è la possibilità appunto per l'utente anche di scaricare quelli che sono i relativi importi, quindi questo in merito ai pagamenti, e poi c'è anche la possibilità di consultare le domande frequenti, che sono appunto una serie di FAQ che noi mettiamo a disposizione degli utenti per sciogliere eventuali dubbi che possono incontrare nella loro navigazione all'interno del portale. Quindi noi abbiamo cercato di mappare tutte le varie casistiche, quindi dall'arrivo dell'utente sul portale fino all'effettiva presentazione di un'istanza telematica. Giusto come esempio che collega tutto quello che abbiamo visto, se io cerco procura qua, vedete che mi appare quindi questa FAQ nella quale spiega all'utente quello che io vi ho mostrato nella pratica. Quindi cos'è la procura, chi è il procuratore, quali pratiche possono essere presentate tramite procura e poi tutto il discorso che abbiamo visto insieme. Vedete il fatto di dover cliccare il pulsante più accanto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore. Come fare a scaricare il modulo, a ricaricarlo, a firmarlo, come fare a caricare il conferimento di procura, come fare a caricare il documento di identità. Quindi vedete che l'utente, quello che noi abbiamo visto nella pratica, è presente in questa FAQ, quindi viene guidato in tutto e per tutto. Quindi questo era proprio appunto l'aspetto finale, ecco, giusto per fare un breve riepilogo, abbiamo visto insieme come è strutturata la piattaforma, quindi tutti i relativi pulsanti. Diciamo che il pulsante è diverso dagli altri, quello dell'edilizia, ma come abbiamo visto insieme, abbiamo diviso in tre pulsanti diversi per facilitare appunto sempre l'utente. Dopodiché abbiamo visto quali sono i tre strumenti di autenticazione, che sono appunto lo SPID, l'ACIRO e il CNS, e poi siamo arrivati all'effettiva presentazione dell'istanza telematica, quindi software di compilazione, campi in arancione sono i campi obbligatori, abbiamo visto tutto il discorso della procura. Quindi come fare a compilarla, abbiamo visto appunto tutto il discorso anche degli allegati, come si appunto allegano all'istanza stessa, abbiamo visto anche come firmare effettivamente poi una pratica e quindi abbiamo visto appunto diciamo tutti quelli che sono i passaggi che appunto un utente, un professionista dovrà seguire per poter trasmettere le istanze appunto telematiche. Come vi dicevo appunto durante la presentazione anche dell'istanza, noi abbiamo visto un CDU, ma il funzionamento è completamente uguale anche per tutte le altre istanze. Ovviamente adesso magari viene in mente un permesso di costruire, ovviamente avrà un numero di allegati maggiore, avrà appunto una serie anche di moduli secondari, però le funzionalità, il modo in cui bisogna compilare tutti i relativi moduli secondari, i relativi moduli principali e come si caricano gli allegati, è sempre la stessa, ecco.